Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video in collaborazione con Pandal Selected e andremo a fare un braccialetto con questo filo elastico, appunto mandatomi da Pandal. Questo è il codice. Scusatemi se il video non sarà proprio il massimo, dovrò cercare la soluzione perché sono alle prime armi con questo tipo di video, cioè a fare vedere il lavoro di uncinetto, e avendo la telecamera davanti a me c'ho l'asta che mi impedisce la visuale, spero che il video venga bene. Allora, come ho detto, questo è un video in collaborazione con Pandal Selected, vi ho fatto già vedere il codice del filo, poi avremo bisogno di un uncinetto, io uso un 4, poi avremo bisogno di pinze, io uso queste, di un charms, io uso questo, però non è d'obbligo mettere un ciondolo, io lo faccio per abbellire, perché questo, essendo un braccialetto diciamo vuoto senza perle, mi piace abbellirlo, e un anellino. Poi mi serve del filo, io uso questo trasparente per cucire poi insieme il bracciale per chiuderlo, e degli aghi. Che altro? Niente, andiamo a iniziare. Allora, questo sarà un braccialetto a spighetta rumena, è una bella trama che si presta molto a questo tipo di braccialetto senza tante perle e quant'altro. Ora vi faccio vedere come lo faccio io, poi magari è un modo sbagliato, però io ho imparato a farlo così. Allora, prendiamo il nostro filo, la parte corta verso di noi, inseriamo l'uncinetto e facciamo una catenella. Tenete il lavoro non tanto stretto, se è troppo stretto fa un brutto effetto. Abbiamo fatto una catenella, ne facciamo un'altra. Poi torniamo indietro, entriamo nella prima catenella, prendiamo il filo e ci facciamo due maglie in questa maniera. Giriamo il lavoro. Adesso vedete, abbiamo una catenella, quindi rifacciamo lo stesso lavoro. Prendiamo il filo, passiamo vicino una e poi nelle altre due. Ora giriamo ancora il lavoro. Ora vedete, ci troviamo due cappi. Adesso dovremo iniziare a prenderne due insieme, quindi facciamo in questo modo. Mi raccomando, sempre lento il filo. Carichiamo e chiudiamo due cappi. Ne abbiamo rimasti altri due, chiudiamo anche questi due. Rigiriamo il lavoro, riprendiamo i due cappi, vedete questo e quello sotto, ok? Ora andiamo a caricare il filo e chiudere i due, rimaniamo altri due e facciamo la chiusura. Giriamo ancora il lavoro, prendiamo i due cappi, uno e due. Rigiriamo il lavoro, reinseriamo ancora l'uncinetto nei due cappi, nelle due asole, carichiamo, chiudiamo le due e chiudiamo le altre due. Rigiriamo il lavoro, andiamo ancora, prendiamo ancora i due cappi, chiudiamo, carichiamo il filo, chiudiamo e andiamo a chiudere anche gli altri due. Rigiriamo il lavoro. Ancora, vedete? Due cappi, chiudiamo i primi due e poi gli altri due. Rigiriamo il lavoro, prendiamo due e
chiudiamo gli altri due l'ultima volta, poi andrò avanti da sola, eh. Allora, due cappi, vedete, nell'uncinetto, carichiamo il filo, chiudiamo i due e chiudiamo altri due. E questo è il tipo di lavorazione che viene. Bene, io adesso vado avanti, faccio la lunghezza del mio bracciale e ci vediamo verso la fine. Ok, siamo quasi arrivati alla fine, quindi vi faccio vedere altre due volte il giro che si deve fare. Allora, si prendono i due cappi, carichiamo e chiudiamo, carichiamo e chiudiamo, giriamo due fili nell'uncinetto, i due cappi, così, carichiamo, chiudiamo e carichiamo. Ora ci misuriamo. Io ne faccio altri due cappi, carichiamo e chiudiamo, carichiamo e chiudiamo, altri due, uno, due, dobbiamo avere sempre tre fili sull'uncinetto, chiudiamo i primi due e poi chiudiamo gli altri due. Un'altra volta, l'ultima volta, carico i due fili e chiudo, carico e chiudo. Ora vediamo se basta. Ok, ora cosa facciamo? Andiamo a chiudere, tagliamo il filo, lo facciamo passare dentro al nostro cappio, tiriamo e fermiamo. Vedete, questa è una bella lavorazione, a me piace molto, sia da una parte che dall'altra sono tutte uguali, e poi fa un bel effetto nel braccio, vedete. Ora cosa facciamo? Ci andiamo a chiudere il braccialetto. Potremmo fare anche dei nodi, ma a me non piace tanto, quindi io preferisco chiuderlo in questa maniera, in modo che venga la stessa, perché se facciamo il nodo qui rimarrà così, mentre se invece lo andiamo a chiudere in questo modo qua, vedete che non si vedrà l'apertura. Quindi cosa faccio? Mi vado a prendere il mio ago, io l'avevo già infilato, vedete, questo è il filo di nylon. Allora, prima di tutto facciamo una cosa, fermiamo, prendo un uncinetto un po' più sottile e andiamo a portarci il filo sotto. E andiamo a tagliare. Ok, fatto questo andiamo a chiudere. Come ho detto, io chiudo in questa maniera, quindi prendo il mio ago, metto il mio bracciale in questo modo, vedete, e vado a prendere questa parte qua, oddio scusate, questa parte, e la combino con questa parte qua, così facciamo due nodini per fermare il filo di nylon. Allora, io premetto, quando non ho il filo adatto per cucire dello stesso colore, io preferisco usare il filo trasparente di nylon. Io a volte lo uso anche per mettere le perline nei bracciali che faccio con l'uncinetto. Ok, siamo andati a chiudere.
Vedete che si è chiuso e la cucitura si nota pochissimo. Andiamo a fermare bene il filo. In questo modo. Poi magari passiamo ancora in mezzo e andiamo da quell'altra parte. Chiudiamo anche qua. Oddio, mi si è tirato un filo. In questo modo. E ci fermiamo. Facciamo un nodino. Ok. E poi andiamo a farci un altro nodino con il filo di prima. Per sicurezza, in questo modo e così. Ok, tagliamo il filo ed ecco qua il nostro bracciale pronto. Vedete che bell'effetto. Ora io e poi essendo elastico molto comodo. Ora andiamo a metterci il nostro pendente. Quindi prendiamo il nostro chiudino, io lo metto dove abbiamo fatto la cucitura. In questo modo. Attacco e chiudo. Ed ecco qua il nostro bracciale terminato. È un bracciale molto veloce da fare, molto di effetto, perché a me piace molto questa lavorazione e si fa prestissimo e niente. Io spero di essere stata chiara, abbastanza chiara, e mi raccomando, andate sul sito Pandal, che comunque troverete anche i channels, quindi trovate di tutto. È un sito molto molto pieno di cose belle e sono felice di fare di collaborare con loro, perché sono persone molto a modo. Io vi ringrazio, se non avete ancora fatto, attivate la campanellina per non perdere i prossimi tutorial, e se vi iscrivete al mio canale ne sarei felice. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto al prossimo video. Ciao a tutti!